Ciao Ilaria, eccoci qua. Ciao Michele, Siamo senti, costretti a rivederci. Gli eventi previsti, devo dire, sia nella nostra prima chiacchierata in video, sia in quella di domenica scorsa, no, sabato, a Venezia, stanno avvenendo. Ti sì, vedo perplessa. stanno avvenendo. Tu come stai? Bene, un po' stanco, torno da Palermo dove ho fatto due conferenze, ho lavorato tutto il giorno, ho incontrato tanti colleghi e studenti, però insomma non ho cenato, va bene così. Senti, lo sai che la cosa di cui più si è parlato della nostra chiacchierata, della nostra prima chiacchierata, è stata quella che tu eri stato a Wuhan da poco e allora diciamo abbiamo pensato che tu potessi essere anche infetto. E questa cosa, devo dire, ha molto interessato Fin troppo, ma hanno scritto in centinaia. Ecco, e allora a me piacerebbe un po' cercare di Ma che cosa capire. ti passa? Perché ti vedo, c'hai un'aria da gatta sorniona che mi No, preoccupa fammi un po'. capire un po' meglio. Mi Allora, sento mezzo paziente dal dottore. Il ecco, dottore sa anche Carlo gli occhiali. è un veterinario di formazione. Eh? Veterinario di formazione. Eh sì, cioè. Io invece sono burlone di formazione. Allora, dunque, tu quindi sei stato in Cina? Eh sì. Quando? Allora, boh, 3 settimane, sono arrivato, credo fosse il 26 novembre, me ne sono partito il 19 dicembre. Quindi dal 26 novembre 2019 La dottoressa sta prendendo nota, di solito quando fanno questo misurano la pressione. scusa, quando sei tornato in Italia? 19 dicembre. 19 dicembre. Però, ecco, e quindi sei stato in Cina. E posso chiederti se sei stato in Cina? Cioè, Come scusa? Ah, dove sei stato in Cina? La Cina è un paese grande e ha no, sono stato ad esempio 450 milioni di all'università abitanti. a Peking University, sono stato a Chengdu a fare un seminario e poi, mamma mia, c'è ancora un ritorno, chi ci ascolta ci scusi ma non lo possiamo eliminare. E poi sono stato qui 3 giorni, 2 giorni e mezzo perché a Wuhan. Ah, sei stato a Wuhan. Questo Ma qua. sei stato a Wuhan quando, scusa? Come scusa? Quando sei stato a Wuhan? Allora, sono partito il 6 mattina da Pechino col treno veloce. Sono arrivato nel primo pomeriggio, me ne sono andato in hotel, sono venuti a prendermi e poi sono stato quel pomeriggio, ho visto degli amici, la sera ho fatto una rapida visita a questo mio amico purtroppo morente all'ospedale, non c'entrava niente coronavirus, c'è un tumore bestiale. Sì, ma lui era in Sono tornato ospedale, tu sei stato quindi intorno all'8 dicembre dentro l'ospedale di Wuhan. il 9 dopo. Certo, e anche il 7, no, il 6 e il 7. Il 6 e il 7. Quindi possiamo dire che tu Ho corso un rischio. no, hai corso un rischio ed eri presente nell'epicentro dell'infezione. Proprio nei giorni nei quali questa infezione stava Iniziale, esplodendo. certo. E poi mi hai detto che sei tornato in Italia e quando sei tornato in Italia il 19 dicembre e poi cosa è successo? Ok, oggi Ilaria mi vuole interrogare. Allora, credo 26 ho avuto i sintomi di una bronchite che è durata, ho una bronchitina, ho controllato, non avevo febbre, però è durata. Anche perché mi sono trascurato, c'erano gli amici, la festa di Capodanno, la rava, la fava, io ogni tanto pure fumo, mi sa che con le feste qualcuno l'ho fumata, ed è durata, poi è durata, poi ha ripreso, poi mi sono andato in America il giorno 2 gennaio, se non ricordo male, perché con le date vado, e me ne sono stato lì 2 settimane, durante le quali la bronchite è tornata.
quindi, però verso gli ultimi giorni, e quindi mi sono detto qua c'ho, mi sono preso l'Augmentin e mi è andata via. Senti, Michele, ma tu sei vaccinato per l'influenza? Quest'anno no. Benissimo. Di solito lo faccio, ma quest'anno è un casino, viaggio, guarda, insomma, non ci sono riuscito. Va bene, non ti crocifiggo per questo Mi dai? adesso. No. No, allora però diciamo che tu avresti, è possibile che tu abbia contratto una forma simile influenzale in Cina, a Wuhan, sei stato in un ospedale. È possibile È possibile. che tu abbia sviluppato una sindrome, no, tu hai sviluppato una sindrome La sindrome influenzale, influenzale, giusto? Al ritorno dalla Cina. Ecco, non sappiamo se questa forma influenzale che ti è durata, diciamo, 20 giorni, insomma, è stata anche un po' faticosa, fosse causata dall'influenza, dal virus dell'influenza oppure da un altro virus. certo, no, questo non ho ancora Questo fatto altro virus test. potrebbe essere anche stato il Punto. coronavirus. Questo noi non lo sappiamo, lo potremo sapere se si fanno una serie di Dicevi, Ilaria, che c'è qualcosa che mi volevi dire? esami. Sì, e ti posso fare una domanda. Ti sei vaccinato tu per l'influenza? No, come ti ho detto, no. Quest'anno non c'ho avuto tempo. No, ecco, allora quindi diciamo che tu sei stato in Cina ai primi di dicembre e hai contratto una forma respiratoria simile influenzale che potrebbe essere influenza oppure no, oppure potrebbe essere un'altra forma respiratoria che si manifesta con l'influenza, Certo. come l'influenza. Ecco, tu però in questo periodo poi sei tornato in Italia, poi sei andato negli Stati Uniti, cioè avevi ancora questa forma respiratoria, insomma hai visto un sacco di persone. Una valanga, le ho pure Ecco, allora abbracciate, abbracciate, eccetera. io voglio usarti come metafora. E io non so se tu hai preso il coronavirus o se hai preso l'influenza, ma la cosa è del tutto irrilevante. Tu sei partito dall'epicentro diciamo, di questa emergenza sanitaria nel momento in cui l'infezione era in fase esponenziale, sei entrato in degli aeroporti, hai avuto contatti con delle persone, hai sviluppato una forma respiratoria, quindi hai anche, diciamo, sei entrato in contatto con delle persone anche in un momento in cui eri, diciamo, infetto di influenza o di qualunque altra cosa, non ha Sì, con importanza, tantissime no? tra Non ha l'altro, feste di importanza. Capodanno, parenti, cioè Sì, mezzo mondo. ecco, sei stato anche negli Stati Uniti, poi sei tornato indietro. Ecco, tu sei proprio diciamo, l'esempio di quello che probabilmente hanno fatto migliaia di altre persone in quei giorni. Quante persone c'erano sul tuo aereo? Ah, tantissime, erano 747 molto grande, saremmo stati, Ecco, se e no, a 300, quant'era? E tu 380. sei anche partito e arrivato dall'aeroporto di Wuhan. E Certo. No, no, ho quindi. usato il treno, peggio ancora, uno dei Ah, più veloci, il quindi treno, ho no? come Il andare in treno, treno ecco. e quindi. Ecco, allora io volevo dire questo, che tu sei, diciamo, un esempio, come ho detto prima, di quello che potrebbe essere successo a tante altre persone. Esatto, sono E completamente quindi d'accordo. E devo dire che la stazione di Wuhan era piuttosto piena quando sono arrivato, strapiena, decine di treni e altrettanto. E quindi se stai dicendo che sì, siccome non lo sapevano, probabilmente milioni di persone come me, Wuhan a 12 milioni di persone in quel mese si sono spostate e una percentuale di questi è possibile che portasse il virus con sé. ecco, e non c'erano i test diagnostici, cioè oltretutto non c'erano neanche i test diagnostici, quindi anche se a qualcuno fosse venuto in mente,
cosa andavi a cercare che ancora non l'avevano capito. Quindi nulla, cioè, infatti da quello che so, magari mi sbaglio, tu conosci meglio, al tempo non era ancora uscita nemmeno il report che poi è dei medici di Wuhan, no? Che poi c'è stata questa fase in cui li hanno puniti, insomma, che avevano per primi sospettato che questo ci fosse una forma virale nuova e pericolosa. Quindi, ma capire le cose nuove non è facile, eh? Non è facile quando tu ti trovi di fronte a un evento completamente nuovo. Cioè, questo è di fatto il primo coronavirus che emerge dal serbatoio animale con una trasmissibilità veramente importante. Probabilmente ce ne sono stati altri nella storia, no? Perché noi abbiamo dei coronavirus che girano nella popolazione umana, che provocano il raffreddore e che sono arrivati sicuramente dal serbatoio animale tanti anni fa. Quindi diciamo che è possibile che i casi che stiamo vedendo adesso in Italia, nel Medio Oriente e in altri paesi europei siano la punta dell'iceberg, perché magari se Michele Boldrin invece di avere l'influenza si fosse infettato con il coronavirus, magari nelle sue attività l'avrebbe trasmesso a probabilmente tante persone, le quali a loro volta avrebbero trasmesso ad altre, certo. Le quali magari hanno pensato di avere una forma influenzale, quindi certo. Questo esempio e questa fortuna che noi abbiamo di usarti come esempio. Se sei il paziente zero ti pubblico, ti pubblico in foto, ci faccio la foto su Nature, lui no, finalmente pubblico su Nature, l'avevo trovato. Ecco, no, adesso a parte gli scherzi, però questo è un po' per sdrammatizzare. Hai benissimo, perché appunto io, hai ragione, sono l'esempio di oggi, la notizia che c'è stata una persona in Veneto che è mancata, una persona anziana dei Colli Euganei, quindi è chiaro che questo è un virus che nella stragrande maggioranza dei casi non provoca sintomi o provoca sintomi lievi o sintomi di cui molti non si preoccupano, ma in alcuni casi è ovvio che può provocare anche magari su delle situazioni preesistenti può anche provocare morte. Quindi io vorrei soltanto fare un ragionamento con Michele e con il suo grandissimo seguito. E il ragionamento che vorrei fare è che noi ci siamo dentro ormai, cioè non è che questa cosa adesso si ferma. Io non ho mai avuto dubbi che il virus sarebbe uscito dalla Cina, quindi però adesso è arrivato in Europa, è arrivato nel Medio Oriente, è arrivato in Africa. E quindi bisogna gestire una situazione reale nella quale c'è un virus che di fatto si trova, e questo mi pare forse che l'ho detto anche l'altra volta, di fronte a una prateria, sconfinata di molti, molti, molti individui, recettivi. E quindi quello che dobbiamo fare è cercare in tutti i modi di essere preparati e di essere organizzati. Perché? Perché ecco, lascia che ti fermi un attimo, perché voglio provare. Mai intervistato, mai diagnosticato, io sono d'accordo, sono il perfetto esempio di come queste cose possono succedere. A me è andata bene, credo, adesso per scrupolo mi rifarò, ho promesso a Giuseppe Ippolito che gli manderò quanto necessario, ho avuto troppo da lavorare, non sono riuscito a farlo, insomma, per puro scrupolo, con probabilità uno su un miliardo, farò questo test. Ma il punto che tu volevi fare... disse nella nostra prima intervista, che ormai risale a più di 2 settimane fa, ragazzi, il coniglio è uscito dal cappello. Quindi
l'idea che con misure super drastiche, che hanno preso anche il governo cinese, che si è mosso in ritardo per le mille ragioni che abbiamo discusso, si sarebbe potuto rimanere immuni, è saltata di fronte ai fatti. E che quindi qui non è un problema di fare uno stato di polizia, è invece di fare uno stato di salute pubblica razionale. Quindi io vorrei adesso far sì che la conversazione con Ilaria servisse per, come dire, aiutare a capire una situazione che non abbiamo capito e sulla quale è meglio dire poco ma bene che tanto ma vago. Io sono appena atterrato all'aeroporto di Venezia, venivo da Palermo. Siccome venivo dall'Italia, pensa che divertente, siccome venivo dall'Italia, allora sono andato all'aeroporto di Venezia, lascia che lo dica perché secondo me poi tu commenterai e credo sia rilevante. Arrivato all'aeroporto di Venezia, dove sapete, nel Venezia ci sono dei casi, c'è stato appunto questo decesso non lontano da qua, Colliogani, sono vicini a Padova. E all'arrivo, venendo da Palermo, sono stato instradato su una certa via d'uscita. C'era un altro aereo, tra l'altro eravamo comunque in zona Schengen, che quindi veniva da un paese europeo, e c'era uno schieramento di signori e signore con maschere, tute di colore arancione e gli affarini che usano anche i cinesi per misurare la temperatura. E questo ho visto creare momenti subito di panico, eccetera. Quindi c'è una reazione e chiedo a Ilaria, tu, obiettivamente, data la situazione, avevi detto 20 giorni fa, guardate, va usato questo tempo per preparare la struttura sanitaria a affrontare un'epidemia che arriverà. Adesso, a questo punto, visto che è ufficialmente arrivata, che vuoi dire? Allora, voglio dire che adesso il numero di casi in Italia aumenterà esponenzialmente perché si cominceranno a cercare, perché l'onda epidemica è, diciamo, nella curva epidemica in crescita e quindi noi abbiamo un problema da gestire, avremo un problema da gestire. Problema da gestire è sostanzialmente questo, che bisogna cercare di evitare che si paralizzi il paese. Qui faccio un inciso, apro e chiudo parentesi. Nel periodo della quarantena, del lockdown che c'è stato in Cina, le percentuali di emissioni di CO2 si sono ridotte del 25%. Questo vuol dire che c'è stata una riduzione del consumo di energia, della produzione, quindi del 25%. Questa è una, diciamo, botta significativa. Allora, perché c'è stata questa riduzione del consumo del 20%, perché tutti sono dovuti rimanere a casa. Allora, perché sono stati messi in quarantena? Ecco, bisognerebbe evitare questo. Bisognerebbe fare in modo che il contagio che sta arrivando alla spicciolata, perché abbiamo adesso due casi in Veneto, ma probabilmente ce ne saranno degli altri, perché insomma, questi non Cosa non è sono arrivato a casi te? che Non sembra che non. arrivano dall'estero. Sono Scusami. cause, cioè non sono persone che sono arrivate con un aereo dalla Cina, Scusa, sono sembra che. persone, insomma, dei coniugani, quindi vuol dire che Ilaria, mi io senti? sì. Sembra che nel Lodigiano, adesso non mi ricordo il nome del paese, ce ne siano più di una decina di casi già verificati. Appunto. Quindi diciamo che i casi che vediamo oggi sono probabilmente la punta dell'iceberg dei casi reali. E quindi che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo organizzarci in maniera intelligente per fare in modo che il contagio non diventi un contagio massivo. Perché? Perché se il contagio diventa massivo e tante persone si ammalano, tante persone non potranno andare a lavorare e tra queste tanti infermieri, tanti medici e tante persone che si occupano dei servizi pubblici, tra cui i trasporti, la nettezza urbana, le fognature, eccetera, eccetera. Quindi
Quindi bisogna, secondo me, comprendere che questa è un'emergenza di sanità pubblica e quindi c'è bisogno di una responsabilità collettiva nella quale ognuno e ogni nucleo familiare si fa carico di seguire le linee guida che verranno date dalle organizzazioni internazionali attraverso il Ministero, attraverso la Regione e gli organi competenti. Non c'è spazio per improvvisazione, non c'è spazio per il fasso mi, scusate, decido io, perché la forza della catena è determinata dalla forza dell'anello più debole. Quindi basta che ci sia, per esempio, una persona che sa di essere ammalata, che va dentro una scuola, o che va al cinema, o che va allo stadio, che va a un concerto, che da una persona se ne possono infettare 1000. Quindi, quando dico la responsabilità collettiva vuol dire se stai male, stai a casa e cerchi di gestire il tuo dover stare a casa nel modo più intelligente possibile. Quindi magari le persone anziane non ti vengono a trovare, per esempio. Ecco, queste sono alcune idee. Insomma, bisogna ragionarci però, no? Perché il tessuto sociale funziona anche attraverso, degli scambi intergenerazionali di funzioni, sono funzioni sociali, i nonni vanno a prendere i bambini a scuola. Ecco, bisogna cercare di essere flessibili, perché ognuno di noi può essere un potenziale veicolo, potrà diventare un potenziale veicolo di malattia, e quindi di questo bisogna essere contenti. Ecco, fammi dire una cosa, voglio fare un'affermazione e poi farti una domanda. Allora, l'affermazione, per cercare di far capire anche perché è importante lo sforzo individuale, la responsabilità individuale di ognuno per limitare la diffusione. La diffusione ci sarà, il problema è limitarla il più possibile. Perché? Mitigare, si dice, mitigare l'effetto. Esattamente. Mitigare. Io vorrei far capire, cercare di elaborare su questo, perché è importante. Perché su 100, su 1000, su 10.000 infettati, una certa percentuale, da quello che possiamo capire, ma magari mi sbilancio io, non voglio sbilanciare l'aria ampia, si supera delle forme influenzali che riuscirà a superare e guarire. Alcuni così tenui che magari non se ne rendono conto, altri più gravi. Alcuni, con condizioni precedenti, con una salute meno forte, più anziani, svilupperanno delle forme influenzali più serie e anche pericolose. Queste persone avranno bisogno di cure ospedaliere. Allora, la domanda di cure ospedaliere sarà una percentuale di infettati. Siccome l'offerta di servizi ospedalieri è quella che è, e come a Wuhan, come a Hubei, non è che la puoi moltiplicare all'improvviso in 15 giorni, non puoi, cioè al di là delle chiacchiere sui cinesi che fanno gli ospedali in 15 giorni, insomma, vabbè, è più da romanzo che da realtà. È importante che si tenga al minimo, perché altrimenti nel momento in cui gli ospedali ricevono troppi casi gravi o vengono assaliti anche da casi magari non gravi, a quel punto il sistema si blocca. E quando il sistema si blocca e va in paralisi, i morti aumentano. Posso dirla sta roba, Daria? Sembra ragionevole? Sì, è così. Cioè, hai perfettamente ragione. Mi viene da dire, adesso non voglio sembrare catastrofista, ma cioè non è che gli ospedali adesso stanno lì vuoti e non c'hanno niente da fare in questo momento. Gli ospedali sono spesso a corto di personale, con dei turni molto tirati, con momenti di, intensità lavorativa importante come l'inverno, quando ci sono tutti quelli che non si vaccinano per l'influenza che le vanno in ospedale.
Quindi un sovraccarico anche del 2% è un disastro, perché l'ospedale è, cioè, lavora senza spazio di margine, senza grosso spazio, no? E poi, cioè, non è che si possono mettere su batterie di medici che sono in grado di fare diagnosi di laboratorio, così, cioè, ci vuole un po' di tempo. E quindi bisognerà trovare il sistema di sviluppare, per esempio, anche telemedicina. Io sto male, non mi sento bene, però devo poter interloquire con il medico, il mio medico di base, perché io ho paura di essermi preso qualche cosa di grave, ho paura di dover andare in ospedale. Quindi bisogna, secondo me, anche sviluppare dei sistemi per essere dei sistemi telematici, perché non bisogna muoversi. È il movimento che sposta l'infezione, il movimento delle persone. Quindi, per ridurre il contagio, bisogna stare il più fermi possibile. È ovvio che uno che è malato e che non trova il medico una volta, due volte, tre volte, alla fine va in ospedale. Quindi io credo che, essendo questo un momento, veramente noi ci prepariamo a un'emergenza importante, che ognuno di noi faccia quello che può, ecco. Sì, questo mi sembra proprio il messaggio chiave, non lo sottolineo ulteriormente, vorrei dare buttarti lì un'altra domanda, se so che sarà difficile rispondere, perché ovviamente c'è un'enfasi nella comunicazione sull'aspetto mortale di questa cosa, si contano continuamente i morti. Ecco, so benissimo che io lo stesso sono, è un mese praticamente da quando è uscita questa cosa che vado dicendo: non fate previsioni, non date numeri, non allarmate, cioè diciamo c'è una cosa grave, seria in giro, ma è inutile dire sarà un gran casino, la fine del mondo, il disastro, eccetera, saranno miliardi di morti, miliardi di infettati, milioni di morti, perché non lo sappiamo. E quindi è inutile dire, uno scienziato non deve dire ciò che non sa, deve dire ciò che sa. Quello che poi può immaginarsi, che magari la becca giusta. Cioè io me la prendo spesso con i colleghi economisti, me la prendevo tantissimo, me la sono presa addirittura con un mio carissimo amico, no, a cui voglio bene, mi siamo divertiti da matti, siamo tutti e due pazzi, Nouriel Roubini, che è diventato Mr. Doom, perché nel mezzo della crisi finanziaria del 2008, Nouriel, che è un tipo molto... Se io sono esagerato, Nouriel è più esagerato di me, no? Era diventato Mr. Doom perché Nouriel aveva predetto tutti i disastri possibili e poi anche un altro. Mancava solo la fine del mondo con l'esplosione del nucleo terrestre. Infatti l'abbiamo anche un po' preso in giro fra amici. Vabbè, lui si era lanciato, eccetera. Ecco, secondo me, al di là della simpatia che ho per lui e tanti altri, allora non fecero il lavoro che un economista dovrebbe fare. A me pare... ma che sia il caso di fare lo stesso adesso per chi è specialista di questa cosa. E se hai delle ipotesi scientifiche, tientele, lavoraci sopra, fai ricerca, quando sei certo, pubblichi. Questa la vedo così. Quindi ti chiedo, se tu dovessi, e mi sto contraddicendo da solo, ti spingo un po', se non hai voglia... No, appunto, dovessi cercare... No, parliamone, stai fa tutto da solo, hai fatto tutto un ragionamento. Adesso... No, ho fatto una lunga premessa perché non voglio... Donna di spirito, dai. Se tu dovessi cercare di piazzare sta roba da quello che sai in un livello di rischiosità per la gente che ci ascolta, dove la piazzeresti? Allora, aspetta, prima devo capire che significa livello di rischiosità. Allora, io... vorrei fare un overarching statement, va bene? Quindi un ragionamento portante. Certo. Il ragionamento portante che vorrei fare, che forse abbiamo già fatto, è che noi viviamo innanzitutto nel 2020, ben 100 anni dopo la pandemia spagnola, che è la pandemia di cui tutti hanno ricordo, perché i fratelli dei nostri nonni, qualcuno con la pandemia spagnola. Quindi noi
conosciamo quella storia, ci è stata raccontata anche in televisione, ne abbiamo sentito parlare, eccetera, eccetera, e quindi abbiamo quell'immagine. Viviamo però noi non nel 1918, ma nel 2020. Diciamo, in questi 100 anni sono successe alcune cose, tra cui prima è finita la prima guerra mondiale e quindi, diciamo, perché la pandemia è avvenuta durante la prima guerra mondiale. Esatto. Quindi sui feriti e diciamo le condizioni legate alla guerra si è andata ad aggiungere una pandemia. Secondo, non c'erano gli antibiotici che oggi abbiamo. Terzo, non c'erano tutti i sistemi di diciamo sostegno all'apparato respiratorio, tutti i sistemi di diagnostica che ci abbiamo adesso, e poi soprattutto non c'erano i cellulari. Perché i cellulari? Noi abbiamo i cellulari! E quindi, diciamo, immaginare uno scenario apocalittico come quello è poco realistico. Primo di tutto perché questo non è un virus influenzale e non è quel virus influenzale, ma è un'altra roba. Punto numero uno. E ricordo che negli animali noi abbiamo fatto uno studio su questo, in tutte le specie animali i coronavirus danno forme respiratorie lievi. Noi dal punto di vista di un virus siamo un animale. Certo. Capito? Posso fare la battuta? No. Anche non dal punto di vista. Le donne sopraffine. Non solo dai punti di vista dei virus, ricordatevelo, siamo animali, punto. Poi abbiamo dei gradi di razionalità grazie a sta roba qua. La Però dal punto di vista recettoriale, siamo proprio il recettore va cercando. Esatto. Detto ciò, gli scenari apocalittici che noi abbiamo in mente sono del tutto irragionevoli. Ripetilo. Rispetto, però aspettate. Infatti io ho detto che una delle cose più importanti che abbiamo è il telefono. Allora, rispetto alla pandemia di influenza spagnola del 18, quella ci ha messo un anno a fare il giro del mondo, anche uno e mezzo, due. Perché? Perché là si andava per nave, uno ogni tanto, poi qualcuno dopo, ma insomma una roba lunga. Adesso non è così. Esatto. Quindi noi abbiamo, cioè, qual è la grande differenza? La grande differenza è la capacità di diffusione a livello globale in, diciamo, intervalli di tempo molto rapidi. Quindi, come abbiamo detto, io non posso fare previsioni perché non ho la palla di vetro, posso, mettendo insieme un po' di elementi, possiamo dire che di fronte a una popolazione vergine che non ha anticorpi nei confronti di questa infezione, il virus circolerà in maniera significativa, soprattutto questa primavera, e ci saranno delle persone che moriranno, ci saranno delle persone che si ammaleranno, la maggior parte delle persone che si ammaleranno non se ne accorgeranno, e il virus poi inizierà a, diciamo, circolare di meno quando una sufficiente percentuale, proporzione degli esseri umani sulla Terra saranno immuni, perché l'hanno già preso. Come, secondo le teorie di Ilaria, sono io. Peccato che l'immunità non si possa passare abbracciandosi, se no io abbraccerei mezzo mondo. Sempre secondo le teorie di Ilaria. È vero, sai che non ci avevo mai pensato, è vero, l'immunità non si può passare. E le malattie sì! L'immunità è, voi ci avete il nome, no? Conveyor, come lo chiamate? Quello, il corpo vivo su cui vive il virus. Non ho capito. No, non ho capito. Il male vivo su cui il virus vive, come lo chiamate? Ospite. L'immunità è ospite specifico, invece il maledetto virus se ne fotte. E passa a, finché sei dentro la stessa specie, lui. Sì, ma pensa che potevamo essere fatti al contrario, scusa.
Se tu la sai, cioè, mi dico un po' in Veneto, credo si dica un po'. Tu dai un po' di immunità a te, tu mi dai un po' di immunità. Tu dai l'immunità a te, tu dai l'immunità a me, io divento bello, intelligente come te, io invece tutti i difetti miei non te li passo. No, no, immunità, immunità. No, no, io ho detto... Ora, quindi, io, chiudendo, e mi dispiace che a volte così ci facciamo scappare una risata, però è vero anche che bisogna sdrammatizzare, perché noi siamo... persone che vivono nel mondo occidentale, siamo persone che hanno accesso a servizi sanitari di eccellenza, siamo persone che hanno accesso a informazioni che possono aiutarci a comprendere meglio le cose. E ecco, aggiungo soltanto che la mia più grande preoccupazione, al di là dei costi in termini di diciamo di vite e di anni di vita perduti e di, insomma, e di salute, io temo che questa pandemia costerà tantissimo, cioè centinaia di miliardi. E la SARS, che è stata veramente una non voglio dire una parolaccia, diciamo una cosa relativamente piccola, perché una nullità rispetto a questo, una nullità, è costata 54 miliardi. Quindi questa sarà, cioè, io credo che sarà forse una forza riassestata. Beh, guarda, su questo non ti seguo del tutto, perché cioè, io voglio essere più ottimista di te. Secondo te, quanto ci mettete voi del ramo a capire un po' meglio di quanti campioni, di quanti... Sai, uno dei grandi vantaggi del fatto, e questo qualcuno mi scuserà perché adesso sembro troppo cinico, no? Però bisogna occorre, gli americani hanno questa espressione, di nel disastro c'è il silver lining, come lo chiamano, la fodera d'argento che spunta, non sai, la roba attorno è un disastro, però c'è un pezzettino di fodera d'argento. Allora, al momento l'unica cosa positiva che riesco a vedere nel fatto che il virus ci sia negli Stati Uniti, in Italia, eccetera, è che dal punto di vista della scienza medica accumuliamo dei casi di cui ci fidiamo di più, che possiamo misurare direttamente e su cui voi potete lavorare per cercare di capire le sintomatologie, cosa influenza, cosa non influenza, quali fattori aggravano, quali fattori non aggravano, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo te, quanto ci mettete ad avere un campione grande abbastanza da poterti dire invece delle cose un po' campate per aria, che molti hanno detto in queste settimane, delle cose non campate per aria? Allora, non è solo questione del campione, ma è anche questione dell'attendibilità dei dati. Beh, certo, per quello dicevo, dati italiani, dati francesi, dati americani, dati tedeschi, capito? No, no, dati Uganda. Cioè? Dati del Chad, dati dell'Uganda, dati dell'Egitto, dove non sono neanche censiti, capito? No, fammi capire, non ho capito cosa mi vuoi dire, fammi capire davvero. Allora, i dati dall'Italia, dalla Germania, dalla Francia, dall'America arriveranno. Esatto. E saranno dei dati relativi ad una popolazione benestante. Certo. I dati dall'Africa non arriveranno, primo perché non hanno capacità diagnostica, certo. Secondo perché non sono neanche censiti, e quindi quando tu mi dici quando potremo capire quanto costerà in generale, quanto è costata questa cosa, io ti dico che i dati che arrivano da alcune parti del mondo saranno dei dati attendibili. I dati che arrivano e che arriveranno dal Sud America, arriverà anche in Sud America, io non voglio portare sfortuna a nessuno, ma sì, non vedo per quale motivo il Sud America non dovrebbe, no? A proposito, c'è un caso confermato. Le grandi zone del mondo, tra cui la Cina, tra cui l'India, tra cui il sud del mondo, diciamo, no? Da cui non so se mai avremmo dati appropriati. È come, lo sai una cosa, che quando si parla dell'influenza spagnola si dice
che i morti sono stati tra 20 milioni e 80 milioni, e tu dici come? Ma sai perché? Certo, la perché Cina. Certo. Perché la Cina ha dato dei numeri... del tempo. Sì, la forbice è molto alta. Ilaria, lasciami rifare la domanda spiegandomi, perché la mia domanda era super cinica per una volta. Ed era la seguente, cioè dicevo, alla fine stiamo parlando in italiano, quindi ci ascolteranno persone italiane. E quindi volevo mandare un messaggio, oppure cercare di estrarre un messaggio, no? Da te, se possibile, per gli italiani. Quindi molto cinicamente parlavo di questi. Allora, qual è uno dei fattori più importanti anche sul costo economico di questa cosa e su come reagiamo? È avere uno stimolo, un segnale, un'informazione credibile che ci riesca, che ci permetta di piazzare questo virus in un grado di pericolosità, cioè di mortalità. Hai capito? Per caso. Allora, se Ilaria o i virologi di questo mondo mi dicono guarda, adesso abbiamo un campione abbastanza grande di occidentali, dell'Europa occidentale, sufficiente per quanto ne sappiamo per fare delle affermazioni con un grado di confidenza del 99,5%, la faccio grande, ok? E riteniamo che abbia la grado di mortalità dell'influenza di questo tipo, ok? Allora, quando uno ha un'informazione del genere, se è italiano, se è francese, se è spagnolo, riesce a piazzare questa un grado di rischiosità che ha già affrontato, hai capito? E dice, vabbè, mi comporterò come mi comporto quando so che il giro c'è questo. Finché rimane la grande incertezza, ovviamente tutti pensano Ebola. Capisci cosa voglio dire? No, Ebola. No, vabbè, d'accordo, è stata esagerata, tesoro, apposta, proprio per dare l'idea. Purtroppo la tendenza spontanea di molti è dire, mamma mia, è una roba terribile, non mi muovo, paralizzo tutto. E questa mancanza di possibilità di giudicare, di valutare, crea ovviamente conseguenze sociali gravi. In realtà già lo sappiamo, perché cioè, questo non è un virus che ha ucciso molte persone rispetto a quelle che ha infettato, questo lo sappiamo per certo. Sappiamo per certo che questo coronavirus, che i coronavirus si comportano così, e io credo comunque che nel giro di prima dell'estate sapremo dire qual è il tasso di mortalità legato a questo virus e alle complicazioni nel mondo occidentale. Ma non prima, cioè l'estate è ancora lontana, non è ancora arrivata la primavera. Vabbè, ho capito, ma il virus ancora non l'abbiamo trovato 10 casi in Italia, cioè bisognerà guardare due numeri. Sì, io però quello che mi sento di dire è che è proprio in questi momenti che bisogna riuscire a pensare in grande, perché questo non è un problema dell'Italia, cioè non è un problema di... dell'Odigiano, come non è un problema dei Colli Euganei, come non è un problema dell'Italia. Questo è un problema che io credo metterà in ginocchio molti paesi, perché non si è preparati. E questa è una cosa che mi fa rabbia, perché si poteva essere preparati, nel senso che esistono i piani prepandemici, esistono delle guidelines, e bisognerebbe che queste guidelines venissero diffuse e applicate il prima possibile. Vuoi aggiungere qualcosa su questo punto che tu conosci? Io non dico nulla. Cioè ci sono delle guidelines del CDC, e possiamo, cioè sicuramente sul nostro sito c'è il link al CDC, e io credo che sia necessario. Allora, ci sono dei comitati di crisi che gestiscono la patologia, l'aspetto patologico. Secondo me ci vorrebbero altri due comitati di crisi. Uno che gestisce le notizie false, perché le notizie false possono fare dei danni incredibili,
e secondo una commissione o un comitato di crisi che sia in grado di pensare a delle soluzioni digitali per essere certi che gli studenti potranno fare la maturità, i corsi universitari potranno continuare a essere svolti, insomma che non si perda tempo in eccesso, ecco, rispetto a quello che si perderebbe normalmente. Cioè questa non è una cosa che va via in 10 giorni dall'Italia, questa è una cosa che ci terremo per un po', tutta Europa, tutto il mondo. Ok, a me guarda, sembra che questo ultimo messaggio realistico e chiaro sia perfetto. Se sei d'accordo, salutiamo. Salutiamo, grazie e grazie di parlare di questo problema senza allarmismi, perché gli allarmismi creano soltanto danni. Bisogna parlarne con calma e con cognizione di causa e mantenendo, secondo me, anche insomma ben chiaro quello che accade a livello internazionale, perché noi siamo un pezzettino del mosaico, quindi rendiamocene conto, ognuno deve fare il suo pezzettino, ma noi siamo un pezzettino. Non aggiungo altro, grazie Maria, alla prossima, perché ci sarà una prossima. Ciao. Ciao.